Ci ho pensato a lungo, ci ho pensato per due interi giorni, 48 ore senza prendere sonno. Ora soltanto vorrei che tu lo interpretassi bene, questo mio gesto. Tonino, questo è un atto d'amore. Hai notato? Ho detto è, non ho detto è stato, perché quello che ho fatto è solo l'inizio di questo atto d'amore. Tonino, non puoi capire, e forse non avresti comunque capito, ma io ho un piano mio, un disegno. Santonino, tu non mi abbandonerai mai più, e sai perché? Perché io adesso ti mangio, sì, ti mangio tutto. Ho comprato un sacco di spezie, le più strane, le più aromatiche, zenzero, paprika, cannella, ma anche vino, rosmarino. Ho fatto un In fondo sono sempre stata di buon appetito. Ho solo un problema però. Non vorrei sembrarti di cattivo gusto o macabra, ma non so che cosa fare delle tue ossa. Non posso mica gettarle in canna. Sarebbe una mancanza di rispetto incredibile. Zitto, zitto, che avrei un'idea. Sai cosa ne faremo? Ne faremo candele, candele, sì, per illuminare le nostre cenette. E sai con l'ultima candela che cosa facciamo? Diamo fuoco alla casa. Questa casa deve assolutamente morire con noi. Tonino, 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 io non so se ho la forza di continuare. E sarebbe davvero terribile. E aiutami tu. Da dove credi sia meglio? Il cervello. Sì, anche perché forse non è mai stato mio. Se sei riuscito a nascondermi dei progetti, non è mai stato mio. È giusto quindi che lo diventi subito. Ho il cuore. Ma dov'è che risiederà veramente il sentimento? In quale organo? E i pensieri? È mai possibile che questa cosa bianca, molle, inerte, producesse pensieri? Perché, Tonino, non mi sembri più tu? Perché, all'improvviso mi sembra tutto così inutile? E allora io? Tonino! Tonino! Aiutami, ti prego, Tonino! Brava! Brava, 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 brava!